questo su un tema così è un bel segnale che va apprezzato e va sottolineato. Sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me, disse De Gasperi il 10 dell'agosto del 1946 a Parigi. Ecco, dietro quelle parole c'era però una consapevolezza che c'erano stati migliaia, milioni di italiani che si erano ribellati al fascismo, che si erano ribellati al nazismo, che avevano scelto la strada faticosa della resistenza, che avevano scelto la strada di ribellarsi alle scelte della Repubblica di Salò e avevano messo a rischio, avevano donato la loro vita per scegliere la strada della libertà e la strada della difesa di quella che oggi è la nostra patria. Su quei momenti, su quelle scelte, su quelle parole, su quelle scelte anche di persone molto semplici, si basa l'essenza, le fondamenta della nostra Costituzione, del nostro Paese, la forza del nostro Paese. E oggi scegliere di individuare una data per ricordare quei momenti è una scelta che il Parlamento fa in modo assolutamente saggio. Prima ascoltavo la collega Boschi che ricordava fatti della sua famiglia, di suo nonno, e penso, pensando alla mia famiglia, ai miei nonni, che ognuno di noi possa andare indietro nella sua storia personale e ricordare persone che non hanno raccontato quelle epoche, non hanno raccontato quei giorni, non hanno raccontato quei momenti. Anch'io avevo un nonno che ha girato a piedi l'Europa per andare dai Balcani fino alla Germania e penso che non è un fatto isolato, anzi, ce n'erano veramente centinaia di migliaia di militari italiani che hanno fatto quella scelta e il fatto di non raccontare quei momenti ci rammenta, ci ricorda, ci segnala la pesantezza di quelle scelte, le fatiche di quelle scelte. Allora, Presidente, io penso che anche il senso di questa proposta di legge che vuole far sì che quella memoria non sia solo una memoria dei singoli, ma sia una memoria delle istituzioni e che le nostre scuole abbiano sempre in mente che nei loro programmi educativi hanno il dovere di ricordare qual è la storia di questo Paese, quali sono i percorsi faticosi che questo Paese ha affrontato, non per individuare gli eroi di questo Paese, perché gli eroi di questo Paese non sono stati eroi perché volevano essere eroi, sono stati eroi perché sono stati costretti a scegliere tra la libertà di un popolo e il soggiogare ad un regime. E quindi quel tipo di eroismo a cui ci si presta per senso di appartenenza e io penso che quell'eroismo che è la base appunto della nostra Costituzione è una cosa di cui dobbiamo continuare a essere orgogliosi e ricordarlo in quest'Aula anche con il nostro voto. Grazie onorevole Rosato. Presidente Mulì. Grazie Presidente. Signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, presso l'archivio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito c'è una busta, la numero 3039. All'interno c'è un documento riservato, redatto nel giugno del 1944, sulla condizione dei prigionieri italiani nei lager tedeschi. Ne leggo un passo. I prigionieri si trovano al gradino più basso nella scala degli oppressi nel territorio del Reich. In generale il loro stato è quanto di più miserevole si possa immaginare. Molti prigionieri sono senza scarpe e calzano zoccoli di legno a piede nudo. Molti sono privi di biancheria e indossano giacca sulla pelle nuda. Portano vesti sdrucite a brandelli. Sono privi di berretto e in queste condizioni hanno trascorso l'inverno. I nostri soldati si presentano estremamente patiti e vacillanti, occhi incavati, volti pallidissimi, guance affossate, impressionantemente magri e vacillanti. Alcuni si direbbero spettri viventi.
In certi campi il loro stato di deperimento è così grave che alcuni non sono stati neppure in grado di sostenere con l'interrogato una qualsiasi conversazione. L'impressione destata da questi uomini, ridotti a così mal partito, è quanto di più avvilente si possa mai provare. Le deficienze del vitto inducono tra gli internati la diffusione della TBC, tanto che viene azzardata una stima di 200 morti al giorno. Questa cifra, che a tutta prima potrebbe sembrare esagerata, appare più che aderente alla cruda realtà a chi ha avuto il dolore di vedere direttamente lo stato miserevole dei soldati italiani. 1944. Questo è uno scorcio della galleria degli orrori testimoniata da un osservatore esterno. Ma io adesso vi farò entrare, vi farò ascoltare la voce di chi viveva, anzi sopravviveva, all'interno di quel lager che subiva il campionario aberrante, feroce, disumano di quello Stato. Sono luoghi in cui si muore per non aver compreso un ordine, ma anche solo per aver appoggiato distrattamente un asciugamano sul reticolato. Dopo l'8 settembre c'è Giovannino Guareschi in uno di quei lager, il sottotenente Guareschi, internato numero 6865, sta a Wiesentorf. Tra gli internati, come ricorda Marco Ferrazzoli, Guareschi fu un leader, un simbolo. Da un lato ne incarnò l'irriducibile rifiuto all'offerta di aderire alla Repubblica Sociale, di combattere accanto all'esercito tedesco o anche solo di collaborare in qualsiasi forma alla Germania nazista. Dall'altro ne raccontò la cocente delusione dovuta al mancato riconoscimento di tale resistenza da parte dell'Italia liberata degli eserciti alleati. All'ufficiale tedesco che gli fece notare come il re avrebbe tradito, replicò sereno: «Rispondo sorridendo che sono affari suoi. Fra le tante fesserie, Mussolini ha detto una cosa giusta. La patria si serve anche facendo la guardia a un bidone di benzina, io la servo facendo la guardia alla mia dignità di italiano». La verità è che ci si è dimenticato degli internati militari. Per troppo tempo furono considerati né carne né pesce, né resistenti né repubblichini. Loro che alla maniera di Guareschi rispondevano: «Non muoio neanche se mi ammazzano, perché lo spirito libero non può essere mai annullato, quale che sia la tortura a cui viene sottoposto». Il paradosso di questo esercito di resistenti senza armi è quello di essere stati prigionieri volontari dopo che l'8 settembre 43 si rifiutarono di aderire al regime nazista e più tardi alla Repubblica Sociale. Per umiliarli nell'illusione di privarli anche dell'onore, Hitler il 20 settembre 43 modificò il loro status da prigionieri di guerra a internati militari italiani, e da qui l'indicazione del 20 settembre come giornata nazionale. Degli internati, così come è previsto dalla legge che ci cingiamo a approvare, arrivò un no ripetuto e reiterato, quello che era degli italiani, al punto che l'ambasciata a Berlino, dopo l'ennesimo no pronunciato in massa dai soldati, definì il loro comportamento come una irriducibile ostinazione. Il 17 febbraio del 44, Giovanni Ansaldo annota nel suo diario: «Volere o non volere, noi ufficiali internati in Germania costituiamo uno scandalo vivente. C'è un regime, il regime repubblicano, che pretende di rappresentare la volontà della nazione, di avere la quasi totalità dei consensi, e noi, col nostro atteggiamento, con la nostra riluttanza ad aderire a qualunque formula, con la nostra ostinatezza a voler restare dietro questi reticolati, siamo la smentita più grave dinanzi a tutto il mondo, a tutte le affermazioni del regime fascista. In altri termini, rappresentiamo dietro ai reticolati un vero e proprio plebiscito antifascista e dimostriamo che il regime repubblicano non ha il libero consenso del popolo italiano». Dobbiamo allora a chi seppe superare lo stigma dell'oblio, inferto molto spesso soltanto con l'indifferenza, se oggi siamo in grado di avere raccolto la storia eroica degli internati. Lo dobbiamo ad esempio ad Enrico Zampetti, che come altri si è fatto carico di aiutare a far luce su questa dolorosa vicenda, scansando la rimozione con la forza della memoria. Lui, Zampetti, che dovette assistere e subire umiliazioni di ogni genere, brutalità indicibili, ci ha consegnato una lezione grandiosa e semplice. L'8 settembre non fu la morte della patria e meno che mai della nazione, grazie proprio al comportamento anche dei 650.000 militari italiani. Colleghi, abbiamo il dovere di guardare in faccia questi orrori. Con questa legge, che arriva alla sua approvazione in meno di 5 mesi dalla presentazione, assolviamo all'obbligo dell'onore. Oggi la Camera dei Deputati riscatta la memoria
e consegna all'onore perenne 650.000 soldati italiani. Ringrazio i colleghi del gruppo di Forza Italia, ringrazio uno per uno i colleghi della Commissione Difesa di ogni parte politica per aver colto il significato puro e urgente di questo provvedimento votandolo all'unanimità dopo un percorso sereno e collaborativo. Un atto di giustizia è un atto anche riparatorio. Ogni gruppo rappresentato in quest'Aula si è spogliato, nel caso di questa legge, del vestito di partito, ha superato le barriere che normalmente ci separano e ha idealmente abbracciato il tricolore nella sublimazione di quella memoria condivisa che è patrimonio, fondamenta e fortezza dei valori che costituiscono la Repubblica. Oggi qui con noi avrebbe dovuto assistere a questa seduta Michele Montagano, che da sottotenente degli Alpini a 22 anni venne deportato in Germania nel 1943, rimanendoci fino alla fine della guerra. Ci ha lasciato poco più di un mese fa, a 102 anni, e con lui è scomparso l'ultimo, sostanzialmente, testimone in vita degli IMI. Era presidente onorario dell'Associazione Nazionale dei Reduci della Prigionia e dell'Internamento, associazione che al pari di altre, meritoriamente, grazie anche a un museo qui a Roma, nei pressi del Colosseo, tiene viva e alimenta con rigore e passione la memoria degli internati. Signor Presidente, colleghi, mi piace affidare a Michele Montagano alle sue parole la conclusione di questo intervento. Disse Montagano: ho detto sempre no. Sono stato 2 anni a dire sempre no. Ci trattavano come traditori, ci comandavano a bastonate dalla mattina alla sera. Tutti i mezzi erano buoni per abbatterci. Ho fatto la resistenza più che la prigionia. Ci sentiamo degli eroi. Ho fatto la resistenza fino all'ultimo. Mi sono sempre sentito resistente. Il mio più grande amore è l'Italia. E allora, Presidente, colleghi, sia onore a Michele Montagano, a tutti i 650.000 militari che con il loro no e il loro sangue hanno fatto germogliare la Repubblica Italiana. Scusate il ritardo, con questa legge con la quale la Repubblica riconosce il 20 settembre quale giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia si inchina all'esempio, al sacrificio dei 650.000 soldati. Grazie. Grazie onorevole Mulè. Onorevole Pellegrini. Sì, grazie Presidente. Oggi istituiamo, approveremo da qui a qualche minuto questa proposta di legge che ricorda una pagina drammatica della nostra storia recente, ma è una pagina che è allo stesso tempo sia drammatica ma anche di rinascita e di riscatto, perché appunto istituiamo una giornata nella quale si celebrano, si ricordano e si conserva e si valorizza anche la memoria dei militari italiani che dopo l'8 settembre del 1943 si rifiutarono di combattere e di collaborare con lo Stato tedesco, con lo Stato nazionalsocialista e con la nascente Repubblica Sociale Italiana, quindi con i fascisti della RSI. È una pagina che è fondamentale per la nostra storia, perché dopo l'8 settembre, anche grazie a questi militari che preferirono la prigionia e preferirono subire angherie e violenze di ogni tipo pur di non combattere, ripeto, con la Repubblica Sociale Italiana e con i nazisti, perché questi militari hanno contribuito alla resistenza, alla nascita della resistenza italiana appunto all'occupazione nazifascista. Quindi è un apporto che deve essere fondamentale, è stato un apporto fondamentale che deve essere riconosciuto e valorizzato sempre più. E quindi è questo uno dei motivi, se non il principale, per cui questa giornata sta per essere istituita. Quando i militari italiani espressero il loro rifiuto, furono deportati nei campi di concentramento in un numero altissimo, la stima è quella che si fa che è superiore ai 650.000, e come dicevo prima furono davvero sottoposti a violenze di ogni tipo perché non poterono usufruire, diciamo, delle garanzie che venivano riconosciute ai prigionieri di guerra, proprio perché il regime nazista Hitler decise di degradarli a internati militari italiani.
Ciò avvenne il 20 settembre ed è proprio per questo che la giornata si è deciso di appunto fissarla per il 20 settembre. Quindi da oggi in poi ogni 20 settembre ricorderemo l'alto sacrificio e l'alto senso della patria che questi militari espressero con il loro gesto. Devo dire che durante l'iter dell'esame di questa proposta di legge, che peraltro devo dire è stato abbastanza veloce, hanno contribuito anche le opposizioni, quindi il Movimento 5 Stelle, il PD, devo dire anche Alleanza Verdi Sinistra, che non è diciamo rappresentata in commissione difesa, ma la deputata Zanella si è interfacciata con me, con il collega De Maria del Partito Democratico, e quindi ha come dire lavorato a stretto contatto con noi proprio per cercare di apportare migliorie alla proposta iniziale, migliorie che noi siamo convinti di aver conseguito. E ripeto, ringrazio sia il primo firmatario, nonché relatore, il vicepresidente Mulè, ma la maggioranza tutta. Le modifiche che sono state fatte, a mio parere, sono modifiche significative. Per esempio, mi riferisco alla precisazione netta e inequivocabile che appunto sancisce che i militari, afferma in maniera netta, che i militari italiani furono deportati e internati perché si rifiutarono di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica Sociale Italiana, con i fascisti della Repubblica Sociale Italiana. Credo che fosse una precisazione doverosa anche per evitare che qualcuno al di fuori di questa aula, magari che non ha un grande dimestichezza con i fatti storici o che appunto è soggiogato da una ideologia che ormai la storia ha condannato, sia tentato di riscritture della storia o di negazionismi di quello che è davvero successo, o addirittura di tentare di separare la resistenza che in Italia si è avuta all'occupazione nazifascista, e quindi di considerare una resistenza partigiana da una resistenza fatta dai militari italiani. Invece io credo che questo pericolo sia assolutamente scongiurato proprio per come è stata scritta la legge, ripeto, anche grazie al lavoro che questa opposizione ha fatto. E tra l'altro poi basta confrontare il testo iniziale con il testo uscito dalla Commissione per avere conferma di quello che sto dicendo. Ma devo dire che quanto appena detto non è non l'ho fatto in senso polemico, anzi al contrario l'ho fatto per sottolineare lo spirito che sia il primo firmatario Mulè e sia tutta la maggioranza ha avuto nei confronti di questa proposta di legge. È uno spirito assolutamente costruttivo, uno spirito capace di accogliere le istanze dell'opposizione. Insomma, abbiamo fatto davvero un bel lavoro, un lavoro davvero che rappresenta l'unità nazionale contro ogni deriva autoritaria del passato. E devo poi soltanto poi anche aggiungere un altro aspetto che io ritengo fondamentale, e cioè il riferimento espresso che si fa nell'ultimo periodo del primo articolo ai militari che non furono deportati e internati, ma che praticamente morirono subito dopo l'8 settembre. Il caso più eclatante, forse più conosciuto, è quello accaduto a Cefalonia, alla divisione Acqui, dove più di 6.000 militari italiani furono trucidati dai tedeschi proprio perché si rifiutarono di collaborare e di combattere al fianco dei tedeschi. Io credo che questa giunta fosse doverosa, l'ho indegnamente proposta io ai colleghi della Commissione Difesa, e i colleghi della Commissione Difesa l'hanno accolta. Io credo che sia davvero, li voglio ringraziare innanzitutto, e credo che sia davvero, abbiamo fatto una cosa buona e giusta, perché era importante ricordare anche quel tipo di sacrificio. Concludo dicendo, Presidente, che la resistenza al nazifascismo, la lotta di
liberazione dell'Italia dal nazifascismo è unica. Nessuno, né oggi né in futuro né mai, deve permettersi di tentare riscritture storiche e di tentare di separare lotta che l'Italia intera fece, militari, civili, partigiani sulle montagne. Grazie. Grazie onorevole Pellegrini. Deputata Cavandoli, prego. Sì, grazie Presidente. Onorevoli colleghi, come sappiamo il presente proposta di legge prevede che la Repubblica riconosca per il 20 settembre di ciascun anno la giornata, quale giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi. Io ringrazio il Presidente Mulè per la proposizione della proposta di legge, per l'abbinamento con quella della Lega, mia prima firma, e anche per quello che ha detto, per un commovente ricordo di quello che successe tramite gli scritti anche del mio conterraneo Giovannino Guareschi, la cui dignità è stata richiamata come proprio la dignità dell'Italia e degli italiani. I fatti turbolenti che segnarono l'ultimo biennio della Seconda Guerra Mondiale, quelli cioè succeduti all'armistizio dell'8 settembre 1943, aprirono una fase di guerra civile, una guerra nella guerra, potremmo dire oggi, segnata da eccidi, rappresaglie, ritorsioni, esecuzioni, deportazioni, prigionie ed episodi di guerriglia, anche e soprattutto fra italiani. Nel non facile lavoro di ricostruzione storiografica e memorialistica di quegli anni, la nostra Repubblica è sempre impegnata a non dimenticare nessuno tra coloro che subirono ingiustizie, violenze, vessazioni, che persero la vita o la sacrificarono. È quindi un gesto atteso da tempo, ma anche doveroso, quello di riconoscere ufficialmente una giornata commemorativa per quei molti, moltissimi italiani che sono stati imprigionati e deportati nei campi di concentramento della Germania nazionalsocialista, dove molti di loro persero anche la vita, sfiniti dalla fame e dal lavoro logorante svolto a vantaggio dell'economia di guerra tedesca, o anche altri giustiziati sommariamente. Il fenomeno delle deportazioni nei campi di concentramento tedesco non solo fu molto esteso, si parla di circa 800.000 nostri connazionali, ma anche conosciuto e riconosciuto dalla memoria collettiva, ma anche sconosciuto e poco conosciuto nella memoria collettiva, che però mancava di un riconoscimento istituzionale. Alla base delle deportazioni nei campi di concentramento del Terzo Reich ci fu prima il rifiuto esplicito di collaborare con lo Stato nazionalsocialista dopo l'8 settembre e poi di aderire alla Repubblica Sociale Italiana, istituitesi il 23 settembre sempre del 1943. Vi fu quindi una scelta consapevole e coerente di tanti italiani che fu ripagata con l'internamento nei campi di lavoro e nelle drammatiche vessazioni inferte. Un netto no al collaborazionismo venne da moltissimi militari, si parla di circa 650.000 giovani soldati che hanno preferito la prigionia piuttosto di spalleggiare la Germania nazista. Molti di essi, lo sappiamo, neppure furono internati, ma immediatamente giustiziati. E anche di loro questa proposta di legge vuole ricordare la memoria. Non possiamo poi ignorare un altro importante aspetto. Gli italiani deportati in Germania e imprigionati per essere impiegati come lavoratori al servizio della macchina bellica tedesca vennero classificati dal Terzo Reich come internati militari italiani, una categoria ignorata dalla Convenzione di Ginevra del 29, quella sul trattamento dei prigionieri di guerra. Nel 1944 i sopravvissuti ai lager furono definiti lavoratori civili volontari o obbligati. Ci tengo a ricordare che il 2 agosto del 2000 la Germania ha invitato tutti coloro che erano stati indotti al lavoro forzato durante il regime nazista a presentare domanda per ottenere un equo indennizzo grazie all'istituzione di un fondo dedicato. In Italia, secondo i dati dell'Associazione e dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, circa 80.000 persone hanno presentato tale domanda. Eppure, un anno dopo, il governo tedesco ha deciso di escludere dal risarcimento sia gli ex militari italiani internati, sia gli italiani costretti ai lavori forzati, parificandoli così ai militari e quindi ai prigionieri
di guerra, ai quali il regime nazista impose di prestare il proprio lavoro senza alcun forma di indennizzo. In questo modo, ai sopravvissuti al lavoro coatto è stata anche negata successivamente e in tempi relativamente recenti qualsiasi forma di risarcimento. E questo ci serve perché il nostro Paese sia ancora più coinvolto e quindi ancora più doveroso riconoscere e offrire un giusto riconoscimento a questi militari, a questi civili italiani internati durante la Seconda Guerra Mondiale e quindi con l'istituzione di questa giornata dedicata. Venendo al testo che stiamo approvando e che auspico che venga approvato da tutta l'Aula concordemente e all'unanimità, mi preme sottolineare la facoltà di ogni provincia o comunque un ente territoriale di livello equivalente di promuovere e organizzare iniziative, manifestazioni e cerimonie per il conferimento delle medaglie d'onore che già era stata prevista dalla legge finanziaria per il 2007, poi di promuovere e organizzare iniziative, manifestazioni e cerimonie anche perché per questi a livello scolastico, questo lo dice l'articolo successivo, proprio perché di queste persone, di questi cittadini italiani, di questi militari italiani sia tramandata la memoria. Quindi si lascia così la facoltà ai singoli territori, alle singole istituzioni, agli enti locali di ricordare le proprie testimonianze e di premiare i propri eroi, dando quindi un atteggiamento più vicino a quello che è la realtà territoriale, raccontando storie che sono vere e che devono essere riportate anche ai nostri ragazzi. Proprio per questo, a nome del gruppo della Lega Salvini Premier, ho chiesto, ottenuto nell'ambito della sede referente, che durante le cerimonie pubbliche organizzate per le celebrazioni del 20 settembre, che ci auspichiamo che dal prossimo anno possano già essere presentate, e quindi durante la giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi, sia anche deposta una corona commemorativa presso l'altare della patria a Roma, proprio per ribadire anche il carattere nazionale della ricorrenza, con la finalità di unire e rendere più coeso il nostro Paese in una memoria comune che sia patrimonio di tutti. Quindi anche il coinvolgimento, l'ho detto, delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni scolastiche e dell'università è rivolto appunto alle nuove generazioni, che sono chiamate non solo a conoscere la storia del nostro Paese, ma anche a fare tesoro degli insegnamenti che da quegli eventi, seppure tragici, devono pervenire anche oltre di noi. E così riteniamo opportuno il coinvolgimento delle associazioni combattentistiche d'armi, sono nominate nella proposta di legge proprio perché chi sul territorio è attivo per far conoscere il loro prezioso lavoro, il valore e l'impegno che costantemente queste associazioni profondono a favore della società civile. E quindi è giusto che le associazioni che ci hanno preceduto e ci hanno stimolato per questa proposta legislativa hanno fatto quindi da guida, essendo già attive da tempo nella promozione per questa diffusione di questi alti valori che hanno ispirato i nostri predecessori e ancora possiamo chiamarli eroi o anche martiri. Quindi nel riconoscimento del valore e del rispetto per il nostro passato annuncio il voto favorevole del gruppo Lega Salvini Premier all'istituzione della giornata degli internati in italiani nei campi di concentramento tedeschi per il 20 settembre. Grazie onorevole Cavandoli. Onorevole De Maria, prego. Grazie Presidente. Ma io penso che oggi noi scriveremo una pagina importante del nostro lavoro parlamentare. Penso, abbiamo già visto nel voto sugli emendamenti, col voto unanime di tutta l'Aula, perché stiamo approvando una legge dedicata in particolare alla memoria di un episodio straordinario di resistenza e di antifascismo, e cioè la scelta di centinaia di migliaia di militari italiani di non collaborare con i nazisti, di non aderire alla Repubblica Sociale Italiana, militari che erano stati catturati dopo l'8 settembre e deportati in Germania. E quella scelta fu pagata da quelle persone con sofferenze terribili, con il lavoro coatto, con la violenza, con le umiliazioni. Si calcola che circa 50.000 di loro persero la vita in quella esperienza terribile. Sulla scelta della data, il 20 settembre, già sono intervenuti in tanti,
Voglio ricordare in particolare l'intervento per illustrare l'emendamento relativo dell'onorevole Fornaro, quindi non ci voglio tornare. Mi voglio invece soffermare sul contesto storico di quel 20 settembre 1943, il contesto terribile della Seconda Guerra Mondiale e di quello che è stato definito l'universo concentrazionario del nazismo. Vedete, su quegli anni, anche negli ultimi giorni, il Presidente Mattarella ha detto parole molto belle, molto importanti, di condanna del nazismo, di condanna della Repubblica Sociale Italiana e del collaborazionismo della Repubblica Sociale Italiana con gli invasori tedeschi e con i nazisti. Il Presidente Mattarella sarà a Marzabotto il 29 settembre, ci sarà insieme al Presidente tedesco, il comune di cui ho avuto l'onore di essere sindaco per due mandati, a incontrare i familiari delle vittime dell'eccidio nazifascista del 1944 nell'ottantesimo anniversario. Ebbene, pensando proprio a questo, all'intervento che dovevo fare oggi, mi è venuto in mente un testo molto bello, molto importante a mio avviso, che è la prefazione che Don Giuseppe Dossetti scrisse a un libro di Monsignor Luciano Gherardi che si chiama Le querce di Montesole, che è dedicato proprio all'eccidio di Marzabotto. E per spiegare quell'eccidio, Giuseppe Dossetti usò la definizione di delitto castale, che secondo me spiega benissimo qual era il progetto terribile di riorganizzazione del mondo che avevano in testa i nazisti e spiega quell'universo concentrazionario. Cosa vuol dire? Che i nazisti avevano programmato l'estinzione di intere categorie di esseri umani, gli ebrei, i disabili, gli omosessuali, i rom, i testimoni di Geova, gli oppositori politici. Non dimentichiamo che i campi di concentramento furono prima di tutto aperti per i comunisti e per i socialdemocratici tedeschi dopo la presa del potere da parte di Hitler, e altre categorie di esseri umani erano destinate a diventare delle specie di nuovi servi della gleba al servizio dei padroni ariani, e fra questi, dopo l'8 settembre, anche questi internati militari italiani. E in quel contesto storico le responsabilità del fascismo italiano sono straordinarie, non le possiamo dimenticare. Non solo perché, rispetto a una vulgata che si sente tanto spesso ripetere, e cioè l'idea che il fascismo alla fine abbia avuto una fase buona fino alle leggi razziali e poi si sia rovinato, diciamo così, nell'alleanza con Hitler. Il fascismo invece fu, diciamo, fin dall'inizio un movimento estremamente violento, stiamo ricordando in tanti in questi giorni i 100 anni dall'omicidio di Giacomo Matteotti, soppresse le libertà democratiche, fu un'occasione di oppressione di classe con un grande movimento di riscatto sociale che era in atto nel paese, poi la guerra in Etiopia con i gas usati sui civili inermi, la guerra di Spagna contro la democrazia spagnola in quel paese accanto ai franchisti e poi la scelta di trascinare il paese in guerra. Mussolini, sapete, disse che gli serviva qualche migliaio di morti da gettare sul tavolo della pace. L'Italia ha avuto 500.000 morti e distruzioni in mano e poi la parabola tragica della Repubblica Sociale Italiana, gli eccidi, la lotta antipartigiana, la subalternità ai nazisti. Ma dentro questa storia c'è un altro elemento che viene ricordato, a mio avviso, troppo poco. Il fascismo fu anche il primo esempio europeo di un movimento che riguardò poi tantissimi paesi d'Europa e di cui fece parte anche il nazismo. Probabilmente senza il fascismo di Mussolini non ci sarebbe stato neanche il nazismo di Hitler. Certamente Hitler ha sempre considerato Mussolini prima come un maestro e poi come un fratello d'armi. Ha sempre disprezzato gli italiani, ancora di più dopo l'8 settembre 1943, ma non ha mai interrotto quel legame con Hitler. Sì, quel terribile 8 settembre 1943, pochi giorni prima del 20 settembre, quando la monarchia, i vertici militari, le classi dirigenti del paese abbandonarono se stesso il popolo italiano, il re scappò a Brindisi con più alti vertici militari e lasciò abbandonati a se stessi, senza ordini, i nostri soldati. E in quella storia c'è anche la crescita di una coscienza antifascista nei soldati italiani. Prima nella guerra, prima dell'8 settembre, quando erano stati trascinati in guerra senza armi, senza l'abbigliamento giusto, i nostri carri armati, i nostri soldati li chiamavano scatole di sardine. In tanti allora è cresciuta la coscienza antifascista, pensiamo ad esempio nella ritirata di Russia. E poi di fronte a quell'8 settembre subito ci furono dei militari italiani che risposero con le armi ai nazisti, a Porta San Paolo, a Cefalonia, si potrebbero fare tanti esempi, e poi appunto la straordinaria scelta degli IMI. E credo che non dobbiamo dimenticare che quella classe dirigente, quella monarchia che abbandonò allora il paese, fu la stessa che ebbe grandissime responsabilità nella presa del potere del nazismo, del fascismo in Italia, la presa del potere di Mussolini. Non a caso Antonio Gramsci parlò
riferito alla vittoria del fascismo nel paese, il sovversivismo delle classi dirigenti. Ecco, e quindi c'è un'unità nella lotta antifascista e della resistenza, nella lotta non violenta di resistenza degli IMI, come nelle altre forme di lotta di resistenza, la resistenza armata nei nostri partigiani, come c'è un'unitarietà nell'universo concentrazionale, nel progetto di oppressione e di sterminio del nazismo sostenuto dal fascismo italiano. Per questo noi, nel lavorare su questa proposta di legge, anch'io considero molto importante il lavoro unitario che si è fatto, è un lavoro che abbiamo costruito in commissione, di cui il relatore Muret è stato un protagonista, a cui anch'io, anche noi abbiamo provato a dare un contributo, anche coordinando un'iniziativa dei gruppi di opposizione con il 5 Stelle, con Verdi e Sinistra. Ecco, dicevo, noi abbiamo soprattutto insistito su due elementi, che poi sono stati oggetto di emendamenti che sono stati approvati primi in aula. Il primo è un richiamo molto forte alla complementarietà fra la giornata del 20 settembre che stiamo istituendo e quelle del giorno della memoria del 27 gennaio, della festa di liberazione del 25 aprile. Non è solo una complementarietà che aiuterà a organizzare meglio la giornata del 20 settembre, ma è un modo di intendere quella giornata che appunto è dentro una memoria complessiva della lotta di resistenza e della lotta antifascista ed è dentro la consapevolezza di cosa ha rappresentato complessivamente il progetto terribile di sterminio della Germania nazista e del nazifascismo. E poi abbiamo presentato sia in un altro emendamento sia in un ordine del giorno testi che sottolineano il ruolo delle associazioni. Intanto abbiamo chiesto e abbiamo ottenuto un fatto importante, che l'Associazione Nazionale degli Ex Deportati nei campi nazisti fosse tra le associazioni protagoniste del lavoro che imposta questa legge. Poi abbiamo sottolineato l'importanza del lavoro delle associazioni. Per quanto mi riguarda, io voglio ricordare anche qui, tra le esperienze di memoria molto significative che ci sono nel territorio nazionale, il Museo Nazionale dell'Internamento a Padova, che viene gestito dalla NEI e che è accanto al Tempio Nazionale dell'Internato militari dell'internato ignoto, un po' diciamo l'altare della patria degli internati militari italiani. E ricordo che all'internato militare ignoto il presidente allora della Repubblica Scalfaro, motu proprio nel 1997, assegnò la medaglia d'oro al valor militare. E quindi un lavoro associativo importante, e abbiamo fra le tante associazioni della resistenza e dell'antifascismo nella legge, alla fine individuate le tre associazioni, ANEI, ANED, ANRP, che più lavorano sul tema degli internati e che è molto importante siano protagonisti insieme alle istituzioni locali, insieme al governo, insieme a noi del Parlamento, all'implementazione e all'applicazione della legge. Ecco, io se posso fare una considerazione finale penso questo. Ecco. Oggi il Parlamento si unisce su una norma che riconosce una grande esperienza di resistenza e di antifascismo, e quindi si riconosce sui valori comuni dell'antifascismo e della resistenza, che sono la base della nostra Carta Costituzionale, che è una Costituzione antifascista, che sono il fondamento della nostra democrazia. È una memoria che rende più forte la nostra democrazia, perché la nostra democrazia ha in quella storia le sue radici profonde e la sua linfa vitale. È molto importante che oggi tutto il Parlamento su questo si unisca. Questo non accade spesso, dovrebbe accadere spesso, però oggi sta accadendo e questo fa di questa giornata una giornata importante. Grazie. Grazie, onorevole De Maria. Passiamo all'ultimo intervento, onorevole Maiorano. Prego. Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, come sappiamo, nella cornice drammatica della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia ha attraversato un periodo ulteriormente difficile, confuso, concitato. Tutto inizia l'8 settembre del 1943, con la resa dell'Italia agli alleati e l'armistizio annunciato dall'allora capo dello Stato e capo del governo Pietro Badoglio. In questa fase si parla di circa 800.000 italiani, militari e civili, internati o deportati con la forza nel territorio del Terzo Reich. Italiani imprigionati nei campi di concentramento e utilizzati come forza lavoro per l'economia, soprattutto bellica, della Germania. La presente proposta di legge mira a dare il degno e giusto riconoscimento a questi nostri connazionali,
che si sono rifiutati di collaborare con la Germania nazionalsocialista. Molti di essi, circa 50.000, persero la vita nel periodo di prigionia per malattie, denutrizioni, esecuzioni, bombardamenti o stremati dal duro lavoro. Altri ne uscirono segnati nel corpo e nello spirito. Se provassimo solo un attimo ad immaginare quanto e cosa questa tragedia, prima umana e poi familiare, abbia potuto comportare sui nostri connazionali, concorderemmo tutti sulla bontà di questa legge. La nostra storia patria è segnata in ogni epoca da martiri, a volte eroi, a volte vittime innocenti, che con il loro sacrificio hanno contribuito alla nascita dello Stato italiano, alla sua crescita e allo sviluppo di un'identità nazionale, la nostra identità nazionale. Noi, come istituzioni, siamo chiamati a riconoscerli tutti, a ricordarli tutti, a restituir loro onore e merito, a conservarne la loro memoria ed a consegnarla alle future generazioni, unitamente all'insegnamento che ci hanno trasmesso con la loro testimonianza, il loro impegno e il loro sacrificio. Oggi aggiungiamo un tassello al mosaico della storia del nostro Paese. Non stiamo però soltanto colmando una lacuna nella memoria della patria. Ogni commemorazione sarebbe inutile se non fosse in grado di trasmettere alle nuove generazioni un patrimonio di valori. Per questo è così importante l'attività di sensibilizzazione nella scuola che questa proposta di legge giustamente prevede, così come il coinvolgimento delle associazioni storico-combattentistiche che da anni lavorano per tener vivo il ricordo di coloro che immolarono con la loro vita la salvezza della patria e rendere loro onore che meritano. È per me motivo di grande orgoglio e di intima soddisfazione il fatto che oggi la Repubblica italiana si ricordi degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi e dedichi loro una giornata, il 20 settembre di ogni anno, al fine di conservarne la memoria. Dico questo perché tra gli internati italiani molti indossavano una divisa. Erano gli IMI, internati militari italiani. E tra questi, circa 650.000 hanno avuto il coraggio di dire no, di rifiutarsi di spalleggiare la Germania nazionalsocialista, anche al costo di rimanere segregati nei campi di lavoro o di esservi trasferiti. È importante, sottolineo, perché spesso siamo portati a ricordare il carattere civile che ha assunto la guerra nell'ultimo biennio. Ma altrettanto spesso dimentichiamo questi nostri soldati, la cui fermezza ha avuto un'incidenza rilevante sul prosieguo della guerra. Ragazzi, molto spesso poco più che maggiorenni, che hanno subito vessazioni, trattamenti duri e opprimenti, ma che hanno tenuto fede alla loro scelta. Senza contare quanti, sempre soldati, neppure sono arrivati ad essere internati, perché fatti subito oggetto di immediate repressioni. Penso ad esempio ai martiri di Cefalonia. Colgo l'occasione per sottolineare un aspetto, e lo dico a nome dell'intero gruppo di Fratelli d'Italia. Noi ricordiamo i nostri militari di ieri, ma siamo al fianco dei nostri militari di oggi. Per noi celebrare i patrioti del passato non ha un valore solamente memorialistico, ma significa agire con coerenza in favore di chi oggi serve la nostra nazione. Per garantire la sicurezza e la pace nel mondo non si può esulare dal tener conto della tutela e sicurezza dei nostri uomini e donne in uniforme che prestano il loro servizio a difesa della nazione o che sono impegnati in missioni in varie parti del mondo, in zone di guerra, ma anche in quelle minacciate dal terrorismo. Nell'annunciare quindi il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia a questa proposta di legge, sottolineo che voteremo senza alcun riserbo o ambiguità, come invece forse qualcuno dai banchi dell'opposizione avrebbe sperato. Lo facciamo perché, come più volte ricordato dal nostro presidente Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia ha già fatto i conti col passato. Fratelli d'Italia è un movimento giovane e patriottico che, proprio nell'ottica della difesa della patria, lavora per la costruzione di una memoria storica condivisa ed ad una identità nazionale che non dimentichi il suo passato, le sue vittime e i suoi eroi.
Confermo pertanto il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia. Grazie. Grazie onorevole Maiorano. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. A questo punto indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sulla proposta di legge numero 1835A, istituzione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. La votazione è aperta. Aspettiamo che entrano tutti i colleghi. Piano piano. Abbiate pazienza ancora, stanno arrivando altri colleghi. Ci siamo. Chi manca ancora? Raimondo. No, su, Ottaviani. Abbiate pazienza, qualcun altro sta per... Sì, non... ci siamo. C'è qualcun altro ancora? Mi pare che abbiano votato tutti. Provenzano. Chi è? Provenzano. Onorevole Provenzano. Abbiate pazienza, un attimo ancora. Sì, ho visto. Ha votato? Che da qua è impallato. Votato? C'è Berruto davanti, non vediamo. Ok, grazie. Perfetto. Votazione chiusa. Presenti e votanti 256, favorevoli 256, contrario nessuno, la Camera approva. Grazie a tutti, anche per mio padre. Dichiaro così assorbita la proposta di legge numero 1851. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge di ratifica numero 1149, 1150, 1260 e 1388. Passiamo dunque al seguito della discussione del disegno di legge di ratifica già approvato dal Senato, numero 1149, ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018. Ricordo che nella seduta del 10 settembre si è conclusa la discussione generale e la relatrice e il rappresentante del Governo hanno rinunciato a intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame degli articoli, poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione. Se dunque nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'articolo 1. La votazione è aperta. Un attimo ancora. Abbiate pazienza un attimo. Noi procederemo velocemente, quindi vi prego di non allontanarvi. Abbiate pazienza, ci sia, perfetto. Hanno votato tutti, Fuggioele. Abbiate pazienza ancora. Ci siamo. Onorevole Fuggioele, ci riesce? Ci siamo? Ok, votazione chiusa. Presenti e votanti 255, favorevoli 255, contrari nessuno. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 2. La votazione è aperta. Hanno votato tutti. Montaruni. Come si chiama? Onorevole Filini. Ha votato, perfetto. Montaruli, aspettiamo un attimo. Ci siamo, votazione chiusa.
Presenti e votanti 253, favorevoli 253, contrari nessuno. La Camera approva. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 3. La votazione è aperta. Onorevole Vinci e Colombo, ci siamo. Onorevole Colombo. Sì, sì, la vedo. Ci siamo. Manca qualcuno? No, pare che hanno votato tutti. Votazione chiusa. Presenti e votanti 258, favorevoli 258, contrari nessuno. La Camera approva. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 4. La votazione è aperta. Mi pare che abbiano votato tutti. Votazione chiusa. Presenti e votanti 258, favorevoli 258, contrari nessuno. La Camera approva. Passiamo dunque al voto finale. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto la deputata Isabella De Monte. Prego, onorevole. Grazie Presidente, per annuncio che consegnerò gli interventi di queste quattro ratifiche, però visto che si tratta del primo provvedimento almeno alcune considerazioni, perché in realtà una cosa che accomuna un po' tutte queste ratifiche è il fatto che si tratti di accordi che ormai risalgono ad alcuni anni or sono. Nel caso di specie parliamo dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal fatto a Dakar nel 2018, quindi sono passati un po' di anni. Naturalmente la giustificazione in questo caso è data dal fatto che sì, venne avviato l'iter nella scorsa legislatura dagli affari costituzionali del Senato, poi interrotto per appunto venir meno della durata della legislatura. Quindi diciamo c'è una giustificazione, ma io credo che dovremmo veramente dar seguito a questi accordi in maniera più veloce, perché comunque si tratta di relazioni importanti innanzitutto tra gli Stati, ma che hanno anche ovviamente le conseguenze in questo caso attinenti all'assistenza giudiziaria della materia penale. Quindi il nostro gruppo voterà a favore e quindi diciamo consegnerò l'intervento, ma con queste conclusioni. Grazie. Grazie deputata De Monte. Deputata Semenzato, prego. Grazie Presidente, nell'annunciare il voto favorevole al disegno di legge di ratifica del trattato, nella consapevolezza che esso contribuirà a promuovere la giustizia, la sicurezza e la cooperazione internazionale, deposito il mio intervento. Grazie Presidente. Grazie onorevole Semenzato. Per AVS. Perfetto. Allora, onori, deputata onori. Deputata onori. Grazie Presidente. Annuncio il voto a favore del gruppo Azione per Renew Europe e chiedo la possibilità alla Presidenza di depositare il mio intervento. Grazie. Grazie deputata Onori. Deputata Marrocco, prego. Grazie Presidente. Annuncio il voto favorevole delle quattro ratifiche e depositiamo anche noi di Forza Italia tutti e quattro gli interventi. Grazie. Grazie onorevole Marrocco. Onorevole Riccardo Ricciardi, prego. Grazie per annunciare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Grazie onorevole Ricciardi. Onorevole Coin, prego. Grazie Presidente per annunciare il voto favorevole del gruppo Lega per Salvini Premier. Grazie. Onorevole deputata Quartapelle, prego. Grazie Presidente, sono io che interverrò su questo punto. A me risultava fatta bene, ma non cambia niente. Prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo oggi a discutere un accordo di fondamentale importanza per la cooperazione internazionale nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e il Senegal, soprattutto in questo contesto geopolitico molto instabile che si trova oggigiorno nel mondo. Io ritorno da Varsavia, dove c'è stato un incontro con tutte le rappresentanze dei parlamenti membri della NATO, dove abbiamo appunto discusso anche di questo fondamentale o di questa fondamentale area che è l'Africa. Esprimo per questo motivo
il mio pieno appoggio alla ratifica di questo trattato, che rappresenta un significativo ed importante passo avanti negli sforzi continui del nostro Paese per rafforzare la cooperazione giudiziaria internazionale a combattere efficacemente la criminalità transnazionale. Il Senegal, vedete cari colleghi, con una popolazione di quasi 17 milioni di abitanti, occupa una posizione strategica nell'Africa occidentale, confinando con la Mauritania, il Mali, la Guinea e l'Oceano Atlantico. Questa posizione lo rende un partner cruciale nella lotta contro le attività criminali che spesso, attraverso i confini nazionali, richiedono un approccio concertato e coordinato fra le nazioni. L'accordo si compone di 26 articoli dettagliati che stabiliscono una cornice giuridica chiara e robusta per l'assistenza giudiziaria. Per esempio l'articolo 1 definisce gli ambiti di tale assistenza, che includono la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione degli atti giudiziari, l'assunzione di testimonianze e la confisca di proventi illeciti. Queste misure sono essenziali per garantire che la giustizia possa essere amministrata in modo efficace e sicuro. In particolare rilevante è l'articolo 2, che limita il principio della doppia incriminazione ai casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria coinvolga atti che incidono sui diritti fondamentali come perquisizioni e sequestri. Questa disposizione permette una maggiore flessibilità nell'assistenza pur mantenendo il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali. L'articolo 3 d'altronde disciplina le circostanze in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita, garantendo che essa non sia utilizzata per fini contrari alla legislazione dello Stato richiesto o per motivi discriminatori. Queste salvaguardie sono cruciali per assicurare che l'assistenza giudiziaria sia fornita in conformità con i principi del diritto internazionale e i valori democratici. Il trattato designa i ministeri della giustizia dei due paesi come autorità centrali per l'attuazione dell'accordo, assicurando una gestione centralizzata ed efficiente delle richieste. Gli articoli successivi dettagliano le modalità per l'esecuzione delle domande di assistenza, la protezione delle vittime e dei testimoni e le procedure per la costituzione di squadre investigative comuni, tra le altre cose. Infatti, un aspetto particolarmente innovativo del trattato è l'articolo 18, che prevede la possibilità di costituire squadre investigative comuni. Questo strumento permetterà ai nostri paesi, l'Italia e il Senegal, di lavorare fianco a fianco su indagini complesse, condividendo risorse, informazioni e competenze in campo reale. Dal punto di vista economico, il disegno di legge di ratifica prevede un onere complessivo soltanto di 73.079 euro all'anno, a partire dal 2023. Questi costi relativi a trasferimenti, traduzioni e videoconferenze rappresentano un investimento modesto ma essenziale per garantire l'efficacia dell'implementazione dell'accordo. L'analisi dell'intervento non ha rilevato criticità di ordine costituzionale né conflitti con le normative dell'Unione Europea per la con la Convenzione del Consiglio Europeo d'Europa del 1959 sull'assistenza giudiziaria. Ciò conferma la piena compatibilità del trattato con i nostri obblighi internazionali e con il quadro normativo esistente. In conclusione, cari colleghi, la ratifica di questo accordo
importantissimo con lo Stato del Senegal rappresenta non solo un rafforzamento delle nostre capacità di contrasto alla criminalità transnazionale, ma anche un segnale chiaro del nostro impegno a favore della cooperazione internazionale e dei valori della giustizia e della legalità. Invito quindi tutti voi ad esprimere un parere favorevole. A nome del Partito Democratico noi esprimiamo voto favorevole alla conferma di questo trattato.